Allora, buongiorno. Buongiorno. Nome e cognome? Antonio Ambrosio, sono il direttore nazionale di Federlavoro e Servizi Conf Cooperative, con la sede a Roma. È la federazione che si occupa di rappresentare all'interno di Conf Cooperative le imprese cooperative che operano sul facility management, sull'edilizia, su diversi tanti altri settori, sulle nuove tecnologie, sulla logistica, sui trasporti. È una federazione molto variegata. La ringrazio. Buongiorno, benvenuto. Grazie. Prima domanda riguarda i contratti. Quali contratti vengono maggiormente utilizzati nel settore cooperativo? Tendenzialmente tutti quelli dei settori nei quali le cooperative tendono ad operare, non c'è un limite alla valutabilità di un contratto rispetto a un altro. Io posso dirle con maggior precisione che la nostra federazione, solo la nostra federazione, è firmataria di 7 contratti nazionali. Non li elenco tutti, ma i 2 principali sono facility management e merci logistica, c'è anche la ristorazione che è una parte di un altro contratto nazionale, ce ne sono diverse, l'edilizia, ce ne sono diverse, ne sono 7, c'è la vigilanza, siamo impegnati su più fronti. Va bene, e rispetto alle tipologie proprio di contratto, vengono solo utilizzati i contratti a tempo indeterminato o vengono utilizzati contratti a termine, con che più o meno dipende, con che percentuale, con che proporzione, insomma? Tendenzialmente è difficile fare, non abbiamo numeri di questo genere in maniera proprio specifica. Noi ci rifacciamo, ci vogliamo rifare i contratti nazionali. Poi è chiaro che a parte che ci sono tutta una serie di deroghe territoriali di secondo livello e quant'altro. Tendenzialmente siamo sociolavoratori, proponiamo comunque la valorizzazione della figura del sociolavoratore. È evidente che ci sono determinate realtà, faccio un esempio, sul multiservizi c'è la clausola sociale che permette o comunque comporta la necessità di reimpiegare i dipendenti della precedente gestione. Quindi non è poi neanche tanto, molto spesso non è solo l'arbitrio della singola scelta della singola cooperativa, ci sono condizioni dettate anche dai contratti nazionali che vanno rispettate, che si cerca di rispettare. Ci sono poi attività più specifiche dove è chiaro che si fa ricorso anche a forme di dipendenza e tra le quali anche l'apprendistato, a forme contrattuali tra cui l'apprendistato per esempio. Dunque, una delle leve per lo sviluppo, per la crescita delle aziende è senza dubbio la formazione. Sì. La formazione di un sociolavoratore. Per noi, che ruolo ha per la crescita di un'impresa cooperativa? Cioè, l'impresa cooperativa è avulsa dal resto del sistema? No, non credo. Se lo fosse, sarebbe destinata al suicidio, nel senso che soprattutto adesso, se su questo mi permetto un attimo di, non dico di divagare, ma di focalizzare un aspetto che a volte si tende a dimenticare. La cooperazione in questo momento credo abbia la responsabilità di, come dire, riportare, di rinverdire quella che è la sua poi natura, le sue origini, quella di produrre lavoro e di difendere la dignità del lavoro. Ma è come oggi abbiamo bisogno di rafforzare questa identità anche di modello imprenditoriale, perché mai come oggi il mercato del lavoro sta comprimendo molto spesso il rapporto tra datore di lavoro e dipendente. Così come una delle più grandi conquiste, se si pensa questa è un'altra. Un altro pilastro su cui ci dovremmo riferire. Una delle più grandi conquiste dello Statuto del Lavoratore non era tanto l'articolo 18, ma era la consapevolezza che l'attività privata aveva un valore sociale. La cooperazione è questo. È soprattutto questo. Oggi siamo più moderni di qualsiasi altro e probabilmente facciamo a volte fatica perché siamo molto presi nelle attività quotidiane a rendercene conto. Però la cooperazione ha un grande futuro perché ha un grande presente. La formazione per noi è fondamentale. Perché se si pensa soltanto alla digitalizzazione, a quello che sta producendo sul mercato del lavoro, su tanti settori dove la cooperazione è presente, penso alla logistica, penso al facchinaggio tradizionale, penso alle tante app che sono uscite dalla manutenzione ai servizi, penso a molti giovani che si trovano forse a credere di essere dipendenti da un'app. L'impatto delle nuove tecnologie, per esempio sulla nostra federazione, sulle cooperative aderenti alla nostra federazione, è carne viva. I grandi player nazionali e sovranazionali alla fine però molto spesso si confrontano per arrivare a casa del singolo utente con la cooperazione. E una buona cooperazione capace di governare i processi di digitalizzazione potrebbe essere estremamente competitiva. Se non accettiamo questa sfida rischiamo
seriamente di inoltrarci su una strada senza ritorno. La formazione è fondamentale. C'è formazione e formazione, però. Assolutamente. E uno dei temi più caldi è sicuro il ruolo che ricoprono i training provider, cioè gli intermediatori della formazione. E a questo proposito è importante anche saper distinguere fra formazione trasversale o specialistica, ma soprattutto fra formazione realizzata in modalità aggregata, quindi insieme ad altre aziende, ad esempio, quindi fornita magari dall'esterno, oppure formazione cosiddetta formazione specifica, cioè che ha una maggiore utilità e spendibilità all'interno della realtà produttiva, all'interno dell'azienda. E ecco, gli aspetti positivi di una e i limiti di una e dell'altra, a suo parere, quali sono? In linea generale, di primo acchito, direi che la formazione in azienda tende a essere, proprio perché più specialistica, anche più mirata alle esigenze di quell'azienda, e potrebbe essere sicuramente una formazione sul campo che ha ottimi, in linea teorica, ottimi, anche pratica, ottimi risvolti. Il problema è che bisogna sostenere le aziende, per esempio, con i tutor, perché non è sempre facile per un'azienda mettere a disposizione dell'apprendista un tutor. E bisogna però stare molto attenti in questi casi ad evitare che ci siano aziende che usino la formazione come forma di subordinazione nascosta. Cosa vuol dire forma di subordinazione? Potrebbe capitare che l'apprendista finisca per fare a tutti gli effetti il dipendente subordinato, parasubordinato, e questo noi non lo consideriamo come un modello da tenere in conto, anzi, questa è una forma. Una delle critiche che è stata sempre fatta alla formazione per apprendisti, ad esempio, è il fatto di dover mandare l'onere di dover mandare l'apprendista a fare formazione fuori dall'azienda. Sì. Perché io devo mandare un apprendista al di fuori dell'azienda, affidarlo a un ente di formazione, quindi un training provider, sì, quando sono io che dovrei formare l'apprendista? Quello sicuramente. Ma per questo le ho chiesto quali sono gli aspetti positivi e negativi del mandarlo fuori oppure di tenerlo dentro. Di tenerlo dentro, l'aspetto positivo è sicuramente un rapporto più diretto con quella singola azienda. E il rischio è però che in alcuni casi lo strumento venga abusato. Ah, ok. Questo all'interno. All'esterno sicuramente il vantaggio della formazione esterna è che non è che un'azienda nel suo interno è un micromondo stabile dove per forza e sicuramente si lavorerà sempre in quell'azienda. L'apprendista potrebbe avere percorsi professionali anche in altri settori, e la formazione esterna dà uno spazio e una veduta diversa da questo punto di vista. Noi per esempio abbiamo uno strumento interno al mondo della Confcooperativa che è FONCOP, che sta funzionando. Io non li vedrei alternativi. Si tratta di capire quando integrarli tra l'uno e l'altro, e a monte c'è un problema più grande probabilmente, cioè si tratta di fare dell'apprendistato di questo tipo di attività una forma più o meno omogenea su tutto il territorio nazionale. Quindi la spendibilità delle competenze maturate all'interno di un percorso formativo, spendibilità anche all'esterno della cooperativa, fa parte della cultura del settore cooperativo, a tutti gli effetti. Anche perché si può uscire dalla cooperativa fondando un'altra cooperativa. E sarebbe una cosa buona. Magari. Assolutamente sì. Assolutamente sì. La produzione lavoro, soprattutto per noi, la produzione lavoro è la dignità, è la garanzia di difendere la dignità del lavoro. Senza contrasto e senza grosse differenze tra datori di lavoro e dipendenti. E dunque, sembrava dovesse essere una domanda anche in alternativa, però gliela faccio comunque, no? E dell'attuale contratto di apprendistato, cosa migliorerebbe, cosa cambierebbe per renderlo anche più attrattivo, più accattivante? Perché ad esempio quello che ci dicono i più è: sì, io ho il contratto di apprendistato, però sgravi ne trovo anche se assumo un giovane, sì, col Job Act ci sono stati sgravi, ci sono state varie possibilità di ottenere agevolazioni, contributi, sì, per riassunzioni anche di chi magari è in quella fascia d'età, no? E quindi perché scegliere il contratto di apprendistato? Come potrebbe essere più attrattivo il contratto di apprendistato? Allora, intanto per un cooperatore, io non sono un cooperatore, ma ho l'onore e l'onere di rappresentarli da un punto di vista funzionariale, chiaramente non politico, vale sempre un principio, cioè che l'attività privata ha un grande valore sociale. E già per questo ha una sua idealità l'apprendistato, formare nuove professioni. Renderlo più attrattivo, nello specifico, intanto sui tutor.
avere della possibilità di, sì, lo sgravio sul dipendente, cioè, lo si può avere anche in altre forme. Avere un meccanismo che permetta però all'azienda di accompagnarlo effettivamente, che questo non diventi poi un impedimento o un costo nelle attività quotidiane, questo è fondamentale, è necessario, altrimenti o rischia di essere abbandonato o rischia di essere pedinato, nel senso che bisogna impedirgli di fare cose che se le fa male potrebbe creare un danno a se stesso e all'azienda. Quindi sicuramente va rafforzato probabilmente la figura del tutor. In generale io stesso non ho capito alcune cose, perché si sta adesso lanciando l'alternanza, si sta parlando, insomma, l'alternanza scuola-lavoro. E l'apprendistato e l'alternanza scuola-lavoro secondo me potrebbero essere vasi comunicanti, essere gestiti in maniera un po' più integrata, in un'ottica però di sempre di sistema. Io noto molte differenze tra i territori. Tra quali esempio, territori, ad esempio? In generale tutte le regioni, tra le regioni e tra ognuna delle regioni. C'è una, siamo federali come probabilmente la Germania, non conosco la Germania che meccanismo abbia utilizzato per omogeneizzare questa forma di contrattuale, però in Italia probabilmente una forma di omogeneizzazione a livello nazionale tra le varie regioni potrebbe essere utile. Ma in Germania, ad esempio, il contratto di apprendistato è strategico per le aziende, ma è strategico per la crescita delle carriere delle singole persone, nel senso che un apprendista entra in azienda e viene incentivato a diventare apprendista, certo, perché gli si mostra una crescita del proprio profilo professionale negli anni e gli si prospetta un'idea di carriera. Certo. Però non è solo questa la fortuna dell'apprendistato in Germania, ci sono magari altre differenze. Per questo lo chiedo in che cosa potrebbe essere ulteriormente migliorato. Quindi nella figura del tutor. Nella figura del tutor dal punto di vista pratico, sulla possibilità... Tutor aziendale, quindi. Tutor aziendale, sì, le aziende molto spesso hanno bisogno comunque di avere la possibilità, di, oltre che di avere l'apprendista, di mettere a disposizione qualcuno che lo segue, non è facile. Il tutor così aziendale ha un costo, sì, che è il costo del tutor aziendale. Sì, 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 appunto. Su questo bisognerà ragionarci, perché ci sono... E poi impatta in maniera diversa in diverse realtà, perché se da una parte ci sono 400-450 ore da compiere, da un'altra parte ce ne sono 900, per un tipo di formazione che magari è simile, diventa difficile avere un'ottica, dargli un'ottica generale, comunque un'ottica di sistema. Sulle singole aziende, da noi, a noi molto spesso, appunto, ci viene detto che è difficile seguire l'apprendista, è difficile insegnargli un mestiere senza, come dire, sostituirsi, perché di fatto poi si rischia di sostituirlo e renderlo solo spettatore, nello stesso tempo non lo si riesce a rendere troppo responsabile, perché altrimenti non è più tutoraggio, è un'altra cosa. Potrebbe esserci una visione condivisa di questo vantaggio della figura del tutor aziendale da parte del mondo cooperativo, sì? Sì, sicuramente. La cooperazione di per sé stessa è già propensa a questo tipo di attività. Il socio lavoratore nasce per non lasciare indietro nessuno. La cooperazione penso che sia il campo, anzi potrebbe essere una bella sfida prenderla come modello di riferimento per queste forme di tutoraggio. Un'ultima domanda, sempre per migliorare l'apprendistato, migliorare il contratto, migliorare proprio il framework intero, sì, dell'apprendistato, quali dovrebbero essere i portatori di interesse che devono ruotare, devono dare una mano magari alle aziende o che devono lavorare con le aziende per migliorare il sistema dell'apprendistato in Italia, renderlo più attraente, più attrattivo, più appetibile? È difficile, nel senso chi che deve fare che cosa? Teoricamente, allora, noi stiamo già cercando di fare quello che possiamo, quello che perché ci crediamo, perché comunque l'apprendistato, nel momento stesso in cui produce lavoro, produzione lavoro, noi siamo in prima linea, ci mancherebbe altro. I corpi intermedi sicuramente, bisogna ragionare bene con i sindacati su questo, perché il rapporto col sindacato su questo può produrre buoni risultati, perché per esempio il contratto nazionale potrebbe essere una fonte di riferimento nazionale, uguale per tutti, di promozione sui territori di uno strumento come questo genere. Quindi su questo sicuramente c'è un rapporto, un dialogo con le forze sindacali, può essere sicuramente favorevole, le sindacali dei lavoratori e sindacali dei datoriali. Dei datoriali, le istituzioni sicuramente complessivamente. Ma cosa potrebbero fare le istituzioni? Omologare la disciplina. Come? Tendere a un'omologazione della disciplina a livello nazionale. Questo non vuol dire mettere in discussione la riforma del titolo quinto, le autonomie locali, ci mancherebbe altro, non è questo, però una visione paese
o hai una visione paese o una visione di tante realtà. Diventa difficile essere competitivi, perché poi il mercato del lavoro è comunque un mercato dove la competizione ha un suo valore, ha un gioco, un suo peso. L'Europa non è, al di là del, come dire, dell'aspetto solidaristico, dell'aspetto ideale, è comunque un terreno di confronto competitivo, e presentarci da, come dire, non ben omogeneizzati tra di noi, con un sistema paese, questo non solo sull'apprendistato ma anche su tante altre cose, in confronto alle altre nazioni europee che stanno in Europa come noi, molto spesso si paga questa cosa. Essere un paese federato a 3-4 velocità nei confronti di altri che sono più federali di noi ma hanno un'unica velocità può essere un danno, può essere un danno, lo paghiamo in termini di competitività non avere una visione strategica omogenea a livello nazionale. I territori sono una ricchezza se non diventano un'enclave, e la Germania su questo insegna, perché sono molto più federali di noi, però sono anche più nazionali. Quindi un confronto con l'estero è benvenuto, un confronto. Quindi merito all'Associazione Cooperative di Udine che partecipa a un progetto di confronto con l'estero sull'apprendistato. Come concetto la cooperazione, oggi in questi giorni il presidente della Federe Lavoro e Servizi assieme ad altri importanti rappresentanti di Confcooperative e al forum mondiale della cooperazione. Io credo che la cooperazione come modello imprenditoriale non abbia limiti nazionali. La logica di sistema imprenditoriale non è per forza solo nazionale, bisogna avere una logica di sistema, però la cooperazione non ha confini. Non credo che una cooperativa italiana in quanto tale sia antagonista di una cooperativa slovena, nel caso ci siano in Slovenia, anzi è un modello imprenditoriale transnazionale da questo punto di vista. Ben venga, e soprattutto ben venga il confronto, però, perché attraverso il confronto si può scegliere e possono crescere i meriti. Quando non c'è confronto ristagna tanto, non solo l'economia. Bene, e quindi lei ha dato un bel contributo all'interno di un'intervista che viene realizzata all'interno di un progetto che di fatto è un confronto internazionale sull'apprendistato, e quindi la ringrazio. Io la ringrazio lei, ma è solo un piccolo contributo, il confronto lo fanno gli imprenditori, i cooperatori che tutti i giorni vanno... Se non ha da aggiungere ulteriori riflessioni sul tema, grazie ancora. Grazie a voi. E buon lavoro. Buon lavoro.